Ciao e benvenuti. Vi volevo far mostrare soltanto questa animazione creata con diversi blocchi. È molto facile da creare, non ci sono tantissimi blocchi da poter utilizzare. Allora, in poche parole, la palla rimbalza e la ballerina, una volta che viene toccata dallo sprite palla, farà un movimento. Allora, in un primo momento vediamo i blocchi e poi vediamo l'animazione. Questi sono i blocchi inerenti alla palla, se vedete cliccato qui giù è palla. Allora, clicchiamo la bandiera per sempre, che è sempre un blocco controllo, raggiunge una posizione a caso e poi sotto il raggiungi una posizione a caso, che siccome sono blu potete vedere è un blocco a movimento, se sta toccando bordo, ciò significa se la palla tocca il bordo, sta toccando bordo, allora se è un blocco controllo, sta toccando il bordo invece è un blocco sensore. E dovete prendere proprio sta toccando il primo. In questa maniera voi potete vedere se la condizione si avvera, ciò significa se lo sprite palla tocca il bordo, rimbalzerà. Questo è quello del movimento della palla. Poi adesso invece abbiamo i blocchi della ballerina. Sempre il blocco situazione bandiera, sempre il blocco controllo per sempre che richiude tutto, vedete, il per sempre racchiude tutto. Poi abbiamo un blocco posiziona, vai a x0 e y0. Questo di qui è un blocco legato al movimento. Anche qui c'è un altro blocco controllo della condizione, il se, che li potete trovare qui. Controllo, basta che cliccate su controllo, potete trovarli. E anche qui c'è sta toccando ball. Questa volta è contrario, perché essendo la ballerina io posso toccare l'altro sprite. Se tocco ball faccio 35 passi. Questo blocco all'interno della condizione è un blocco movimento, mentre quello per verificare la condizione è un blocco sensore. Poi continuo il blocco con mostra, che è un blocco diciamo aspetto, anche se possiamo levarlo perché io prima avevo messo diciamo di nasconderlo, vabbè, non potete anche non metterlo. Passa a costume ballerina D. Volendo potremmo fare passare poi a costume seguente per fare in modo che ci sia l'alternanza, però questi sono i blocchi che ho utilizzato, tutti racchiusi da per sempre, ciò significa che si ripeterà sempre. Ora vediamo l'animazione. Una volta che viene toccata, la palla rimbalza, vedete, quando tocca il nostro si muove di 35 passi. Questo è l'uso che ho fatto dei blocchi sensori che sono molto interessanti. Blocco movimento, blocco controllo, blocco situazione. Sono questi i blocchi che abbiamo utilizzato. E anche nella palla possiamo vedere gli stessi tipi di blocchi: movimento, sensore, controllo, situazione. L'aspetto per mettere diciamo, un costume differente, ma è opzionale. La funzione, diciamo, lo fanno questi blocchi qua. Se volete altri tipi di informazione, io mi contattate e spero vivamente che vi sia piaciuta la piccola guida o pillola di Scratch e alla prossima!